Ciao a tutti, oggi prepariamo una ricetta molto sfiziosa, un antipasto di mare. Faremo delle mazzancolle con arancio e finocchio, una ricetta molto semplice ma molto gustosa. Ingredienti per due persone: 400 g di mazzancolle, un'arancia, un finocchio, un bicchierino di brandy, olio extravergine di oliva, sale e pepe bianco. Per prima cosa prendiamo una bella arancia, la tagliamo a metà e metà la tagliamo a fettine sottili. L'altra metà la spremiamo e teniamo da parte il succo. Poi prendiamo un finocchio, lo puliamo bene, togliamo la parte esterna più dura e anche questo lo tagliamo a striscioline sottili. Benissimo, per prima cosa una piastra antiaderente su un bel fornello, un giro d'olio e iniziamo a mettere come base della nostra ricetta le fettine di finocchio e le fettine di arancia. Le mettiamo bene su tutta la base, su tutta la piastra e le saliamo leggermente. Quando queste avranno iniziato a cuocere, si saranno ben ammorbidite, ci mettiamo sopra le nostre mazzancolle. Dobbiamo metterle bene, ecco qua, su tutta la base che abbiamo formato con l'arancia e il finocchio e sfumiamo con del brandy. Quando questo sarà evaporato, sfumiamo di nuovo con il succo dell'arancia. Saliamo, mettiamo un po' di pepe bianco e lasciamo cuocere. Ed ecco qua il risultato finale della ricetta di oggi, mazzancolle con arancia e finocchio. Una ricetta davvero semplice ma molto gustosa. Io l'ho pensata come antipasto per San Valentino. Spero che anche questa vi sia piaciuta. Arrivederci!